Ma allora, intanto dobbiamo dire che è stato un anno, il 2018, inevitabilmente impegnativo perché la programmazione regionale ha previsto il passaggio al 1 gennaio, per cui Osimo, tutto l'istituto, insomma, ci hanno avuto questo obiettivo fondamentale di traghettare lo scorporo senza alcuna interruzione, anzi no, interruzione, senza alcun problema per quanto riguarda il livello di attività e dei servizi. Credo che siamo riusciti grazie al contributo soprattutto di tutti i professionisti, di questo ne siamo assolutamente lieti. E a Osimo sono state anche attivate una serie di attività aggiuntive, in particolare da un punto di vista ambulatoriale, che stanno dando delle risposte alla comunità locale. E poi insomma siamo riusciti anche a lavorare su diverse situazioni che inevitabilmente negli ultimi anni erano, anche per questa storia del passaggio, avveniva o non avveniva, insomma è stata una fase un po' complessa, a stabilizzare una serie di situazioni che oggi ci consentono anche di riavviare progetti più impegnativi. Mi riferisco alla chirurgia, alla medicina, mi riferisco alla pneumologia. Abbiamo da lavorare sul pronto soccorso, che probabilmente è la situazione sulla quale ancora, ma per una situazione più generale a livello regionale e nazionale. Poi sui numeri più puntuali, magari fra un po' vi diamo anche, vi lasceremo anche del materiale. Però ecco, Osimo, io che ho avuto anche esperienze territoriali, mi sento di dire che per l'istituto, quindi per la Regione Marche, è un'opportunità grandissima, perché comunque permette di entrare in una dimensione territoriale, in un ambito fondamentale, insomma, quindi credo che sia anche una bella opportunità. Sì, anche in caso di strutture esistenti che sono previste, insomma, in termini di percorso, poi di confluire verso nuove strutture di realizzazione, non abbiamo mai smesso di fare i necessari investimenti. Investimenti in sanità significa sicurezza, significa qualità. E non può essere, chiamiamo il pretesto, che stiamo investendo altrove, poi con i tempi che spesso abbiamo nel seguire i cantieri, perché così non si spendono soldi da altre parti. No, noi dobbiamo continuare a garantire questa qualità e devo dire ogni volta che restituiamo quello che viene investito alla nostra regione è sempre un motivo importante di apprezzamento, perché poi l'investimento in sanità va verso i cittadini nei bisogni più importanti, avere più spazi per un pronto soccorso o per attività chirurgiche o che permette a una struttura di lavorare meglio, come accade qui ad Osimo, è proprio un risultato che poi viene immediatamente apprezzato dagli operatori, che sono essenziali dentro una struttura, ma dai cittadini che, rivolgendosi, vedono un impegno costante, un interesse nei loro confronti e un innalzamento della qualità dei servizi. Quanto ammonta l'investimento che è stato fatto? Qui sono circa 300.000 euro, chiaramente un intervento su una struttura esistente, si è trattato di creare nuovi spazi, ampliarli per il pronto soccorso, per attività chirurgiche, e era atteso da tantissimo tempo. Sembrava quasi, quando è stato proposto, dicendo ma che senso ha proporlo oggi, ne dicevano anche qualche giornalista. Allora, visto che la struttura dell'IRCA sta andando avanti celermente, il celermente si è dimostrato che purtroppo, insomma, con le imprese CMC che ha avuto i problemi che ha avuto non erano, e questi 300.000 euro andavano giustamente investiti e oggi possiamo vedere i risultati. Insomma, abbiamo coperto quello che non è stato fatto negli anni in cui si pensava più o meno di restare qui, nella fase in cui portiamo avanti questa politica di non smettere mai di investire sulle strutture sanitarie. Presidente, bisognerà pensare anche alle persone, no? Mancano medici anche nei pronti soccorso. Ci sono alcuni, si chiama il problema nel riferimento, proprio nell'arruolamento di alcune figure, medici di pronto soccorso, i pediatri, anestesisti, radiologi, ci sono figure che si fa fatica a reperire. Forse la più complicata di tutte è quella dei pediatri, seguiti immediatamente dai medici di pronto soccorso. Difficoltà che però non vuol dire che noi non facciamo bandi, lavoriamo per poterli acquisire, e quindi nella misura in cui poi sono disponibili vengono reclutati. Quindi non è un problema, chiamiamolo, di carenza nella richiesta da parte della regione, ma proprio sono figure che si fa fatica a portare a casa. E se uno pensa alla riforma in generale, il fatto che la riforma vada verso l'accorpamento dei punti nascita, l'accorpamento di pronto soccorso, tra parentesi, coincide anche con un'esigenza molto pratica di garantire in queste strutture il massimo della qualità. È qualcosa di più generale, più importante,
ma coincide tra parentesi anche con quelle che sono carenze del sistema nel metterti a disposizione il personale. Noi abbiamo dato alla sanità pubblica più di quello che era il tetto, abbiamo sforato anche il tetto di spesa. Nel 2020 dobbiamo rientrare su determinati valori, ma per queste figure non è un problema di spazi, ma proprio di difficoltà nel trovarli. Primo stralcio dell'ampliamento del pronto soccorso con 10 posti letto nuovi che potranno servire l'osservazione breve del pronto soccorso e soprattutto un grazie al lavoro di squadra che si è messo in campo tra ASUR prima, oggi IRCA e amministrazione comunale. Ci si è incontrati spesso, si è fatto il punto della situazione, poi i cittadini vogliono fatti concreti. L'inaugurazione di oggi è un fatto concreto. Non ci fermiamo solo agli spazi, ma anche la collaborazione importante è stata quella di vedere aumentato il numero del personale a servizio dei vari primari nuovi che sono stati inseriti nel contesto del Sant'Ipenuto del Rocco di Osimo, a partire da medicina, a partire dal reparto di anestesia e rianimazione, al laboratorio analisi e ai nuovi medici che arriveranno presto a pronto soccorso. Quindi via le polemiche, fatti concreti per la città di Osimo, per l'intera Valmosone. Ricordiamo che questa collaborazione tra ASU, Area Vasta 2 e IRCA, a nuova gestione del nosocomio Sant'Ipenuto del Rocco, è un servizio che non viene reso solo agli osimani ma all'intera Valmosone, di cui Osimo si onora di essere comune capofila.